In vista del posticipo di lunedì ore 21 sul campo dell'Entella, Auteri recupera Pompetti, ancora out Drudi. Buone possibilità invece per Frascatore, squalificati Diambo e Di Gennaro. Tre pali il debutto in campionato di Alessandro Sorrentino. Il tecnico biancazzurro non sembra intenzionato a cambiare da subito sistema di gioco, avanti dunque col 3-4-3. C'è tuttavia l'impellente necessità, senza ovviamente snaturarsi, di dare solidità ad una squadra che ha incassato troppi gol, ben 11 in 7 partite. Finora di fatto difesa protetta male. Le criticità sono soprattutto a centrocampo. Pochissima interdizione, senza riferimenti, tre centrali vanno spesso in difficoltà. Storicamente le squadre di Auteri hanno sempre avuto due mediani aggressivi. Per caratteristiche Memushai mantiene poco la posizione perché è più incline ad attaccare lo spazio. Bisognerà insomma trovare una quadra. Da valutare l'impiego dal primo minuto di Pompetti, reduce da un infortunio muscolare al polpaccio, più verosimile l'utilizzo in corso d'opera. Il classe 2000 ha saltato le ultime 4 gare, ma il suo contributo in termini di assist è stato sinora rilevante. Ben 4 tra Coppa e Campionato e lo zampino nel momentaneo vantaggio firmato da De Marchi a Carrara. Certo, da play puro in un centrocampo a 3 sarebbe molto meglio, ma su questo tema ci siamo già espressi da tempo. Così stando le cose, a metà campo dovrebbe agire il tandem Rizzo-Memushai. Sulla corsia mancina tornerà Nzita. In difesa tutto dipende dalla presenza o meno di Frascatore. Davanti assai probabile, la prima da titolare in campionato, per Franco Ferrari nel tridente, completato da Clemenza e Dursi. Entella dal rendimento altalenante, di certo inferiore alle aspettative. Già 3 le sconfitte, tutte in trasferta contro Montevarchi, Gubbio e Pontedera. In classifica 10 punti, 2 in meno del Delfino e 12 gol subiti, 1 in più dei biancazzurri. Il presidente Gozzi ha rinnovato la fiducia al 40enne allenatore Gennaro Volpe, che contro il Pescara dovrà rinunciare al contributo di Cleur, squalificato, e degli infortunati Chiosa, Morra, Pavic e Pellizzer. Sistema di gioco 4-3-1-2. Il probabile 11, Paroni tre pali, Bruno o Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre e Cicconi in difesa. L'ex Paolucci, vertice basso del triangolo di metà campo completato da De Sena, altro ex, e Rada. Tra le linee, Schenetti alle spalle di Morosini e Lescano. Il Pescara non batte l'Entella da quasi 6 anni, precisamente dal 12 dicembre 2015. All'Adriatico finì 2-0 grazie alle reti di Memushai e Lapadula. A Chiavari un solo successo, 28 febbraio 2015. La squadra allora allenata da Marco Baroni si impose nettamente per 5-2, tripletta di Sansovini, gol di Bjarnason e Melchiorri, per i liguri Lanini e Masucci. Quindi 2 pareggi e altrettanti KO, l'ultimo 3-0 il 27 dicembre dello scorso anno. Infine 2 curiosità. Il portiere dell'Entella Andrea Paroni, 14esima stagione nel club ligure, ha giocato 2 partite contro il Delfino, rimediando 9 reti, 4-0 il 4 ottobre 2014, tripletta di Maniero e gol di Pasquato, e 2-5 appunto nel match di ritorno. Il trequartista Andrea Schenetti ha realizzato 4 gol al Delfino, 1 con la Cittadella nel 2017-2018, 3 invece con la maglia dell'Entella.